Buongiorno a tutti, sono Francesca Tasso, sono la responsabile dei musei del Castello e oggi vi guiderò insieme alle mie colleghe all'interno del percorso di Museo Segreto, all'interno di Museo City 2021 nei musei del Castello. Quest'anno il tema è i musei cura dell'anima. Un tema ovviamente di stretta attualità. I musei durante questi mesi ci sono mancati e ci sono mancate le opere d'arte che si trovano al loro interno. In questa occasione non solo noi vi daremo degli spunti per tornare a visitare i nostri musei, ma come facciamo tutti gli anni, cercheremo di farvi conoscere alcune opere meno note, probabilmente opere che la maggior parte dei visitatori del castello non hanno mai notato, non hanno mai osservato con attenzione. Lo scopo di Museo Segreto è proprio quello di condurre i visitatori alla scoperta di quelle opere che non sono in prima linea, non si identificano immediatamente con un museo. Nel nostro caso, poi a Castello Sforzesco abbiamo dei percorsi molto ricchi, molto fitti, con tipologie di opere molto diverse. E quindi la nostra intenzione è stata quella proprio di evidenziare anche quest'anno alcune opere delle sezioni meno conosciute. Cominceremo quindi con Giovanna Mori che ci porterà a conoscere un luogo particolare del castello. Proseguirò poi io con un'opera scultorea di inizio Cinquecento. Andremo poi a visitare gli strumenti musicali insieme a Valentina Ricetti e concluderemo con un'opera in ceramica del Novecento che sarà presentata da Fiorella Mattio. Tutte opere che, come vedrete, hanno non solo una stretta connessione con il tema, ma in particolare ci mostrano come gli artisti abbiano cercato di caricare di intensità emotiva le loro opere proprio per soddisfare a quel bisogno intrinseco dell'uomo di trovare nell'arte una cura dell'anima. Cominciamo quindi con Giovanna Mori, che è il conservatore responsabile del Castello Sforzesco, che ci porta a conoscere l'ospedale spagnolo. Grazie Francesca per questa presentazione e ringrazio anche le colleghe della loro presenza. Certo, quest'anno il tema credo anche azzeccatissimo è quello della cura, della bellezza, delle opere, dell'edificio come cura dell'anima. In questo caso un luogo che non è tanto segreto come ci si può immaginare, ma è un luogo, quello dell'ospedale spagnolo, che conserva all'interno la Pietà Rondanini, che è effettivamente molto, molto, molto nota. Allora, adesso cominciamo con, eccolo, il Museo della Pietà Rondanini. È stato aperto al pubblico nel maggio del 2015. Quindi la Pietà Rondanini si è spostata dalla casa precedente, che era nella sala degli Scaglioni nel Museo d'Arte Antica, all'interno di questo corpo di fabbrica che noi vediamo dall'esterno. La parte naturalmente dell'ospedale, nell'ultima parte a destra, è l'ingresso ed era appunto uno spazio che era destinato nel passato all'uso dell'ospedale proprio per i soldati. Sono delle immagini, quelle che vi mostro, che fanno parte dell'archivio, del civico archivio fotografico e che mostrano i lavori che Luca Beltrami realizzò dalla fine dell'Ottocento in avanti per ricostruire, ripristinare quello che era il Castello Sforzesco sulla base di una sua idea di corte rinascimentale. Il castello che noi vediamo adesso è quello che aveva voluto in qualche maniera farci mostrare
e farci vedere proprio l'architetto Luca Beltrami. A sinistra ci sono dei lavori proprio ancora prodomici al tutto, quindi anche di abbattimento di alcuni spazi, perché quell'immagine che avete visto prima, che è un'immagine al pian terreno, era dotata invece di un altro piano che, sulla base delle idee di ripristino, di restauro di Luca Beltrami, non avevano più ragione d'essere ed è stato abbattuto. Quindi le decorazioni che noi vediamo sono quelle che accolgono un po' il visitatore per tutto il castello, che si ispirano a quelle che sono le insegne sforzesche. Queste, ad esempio, sono quelle che in qualche maniera hanno degli stemmi, dei nomi di personaggi che probabilmente avevano partecipato alla costruzione del castello sforzesco e ha voluto in questa maniera rendere omaggio Luca Beltrami a questi personaggi. C'è anche il nome di Leonardo, c'è anche il nome di Leonardo da Vinci. Questa è una pianta attribuita al Clarici, conservata alla Biblioteca Trivulziana di Milano, in cui possiamo vedere nella parte inferiore l'area proprio destinata all'ospedale, quindi è una mappa del castello sforzesco. Siamo intorno al 1578, al 1579, e c'è appunto già la visione di quello che era l'ospedale. Quella zona, tra l'altro, era una zona destinata ai servizi, quindi c'erano anche la beccheria, c'era la farmacia, la spezieria. C'erano tutti quegli spazi che dovevano essere, rendere autonomo il castello nei periodi di assedio o di, in qualche maniera, di repressione. Mi piace anche mostrare quella che è la Pietà, così come adesso vista e collocata all'interno del castello sforzesco. Sono dei provini, delle immagini, le raffigurazioni, queste figure, queste fotografie sono di Mauro Magliani e fanno vedere la Pietà così come noi possiamo ora ammirarla addirittura dalla parte posteriore con la nuova allestimento museografico ideato da Michele De Lucchi. Questo è un interno dello spazio ormai terminato, con il ripristino di quelle che sono le quattro campate con le vele, che poi appunto descriveremo non nei particolari, ma solo in quelle che so che è il modello iconografico, che è quello del Credo spagnolo. Come vedete, è uno spazio molto essenziale, che in qualche maniera accoglie un'opera così potente come la Pietà Rondanini e accompagna con queste decorazioni un momento di accoglimento, di condivisione che ispira sicuramente quest'opera. Questa immagine invece è prima della cura, come si dice, è l'interno dell'ospedale spagnolo prima dei restauri. Come vedete, le volte erano completamente scialbate, quello spazio era stato nel tempo utilizzato per ultimo dalle biblioteche rionali, ma c'era stata anche la società ginnastica Mediolanum, un civico corpo di musica, e poi a un certo punto quello spazio era stato in qualche maniera abbandonato e l'occasione della recupero dello spazio è stato anche quello scelto per ospitare, non a caso, appunto, in un luogo di cura e di compassione, di condivisione, anche la Pietà Rondanini. Adesso veniamo proprio a vedere quelle che sono le volte. Come vedete, sono quattro campate. All'interno di ogni vela c'è un oculo che ha intorno incorniciato delle ghirlande, dei cartigli che sono molto elegantemente dipanati, e
e riportano delle iscrizioni in lettere capitali. Ogni vela è decorata proprio con cornici vegetali che vogliono proprio ripartire gli spazi, e c'è un esile anche traliccio di tralcio di vite che si avvolge intorno a una sottile campata. Sono decorazioni piuttosto comuni, piuttosto tradizionali, che si trovano nella stessa epoca, circa siamo nella seconda metà del 1500, nel resto appunto della Lombardia. Si trovano a Soncino, a Cremona e via di questo passo. Che funzione avevano? Era il credo apostolico. Su all'interno di ogni queste 12 vele, ognuno all'interno dell'oculo ospitava l'effigie di un apostolo, e sul nastro dipanato una frase in un latino un pochino semplificato attribuita a ciascun apostolo. Quindi i malati, sdraiati probabilmente su dei giacili di fortuna sul pavimento, potevano in qualche maniera rivolgere gli occhi al soffitto. Chi poteva leggere, leggeva, ma nello stesso tempo era un momento di devozione, un momento di preghiera. Altre immagini che invece troviamo, altre decorazioni all'interno dell'ospedale spagnolo, sono quelle della Sancho de Guevara y Padilla, che era un conservatore della Milano spagnola, molto pio, e soprattutto in un'epoca di controriforma. Sulla sinistra troviamo anche una data, la 1576, anno appunto della peste con cui Carlo Borromeo tanto si prodigò. E quella data probabilmente vuole anche indicare una fine di quelli che potevano essere questi lavori. Sono due stemmi, non hanno un particolare qualità estetica, ma sono solo a dimostrare la presenza spagnola all'interno del castello. Qua vediamo tutta la suddivisione sulla sinistra relativamente alle vele, ciascuna delle quali ha queste scritte che in qualche maniera ci vogliono ricordare appunto il credo apostolico. Mi piace ricordare che sopra la statua, dove è stata collocata la statua della Pietà, c'è una frase che indica: "Scendit ad celos, sedet at desteram Deo Patris omnipotentis". Quindi è proprio come se la statua avesse anche una sua collocazione, diciamo, di tipo spirituale. Questi sono più in particolare proprio gli oculi che si vedono e che sono stati descialbati durante il lavoro di ripristino dello spazio, così come l'avete visto in un'immagine precedente. Queste sono sempre le immagini che abbiamo visto un pochino più da vicino, con le insegne araldiche della famiglia dei Padiglia e dei Kutzmann e del governatore di Milano. E questa invece è un'immagine che sta alle spalle della statua, che invece rappresenta proprio l'arma reale di Spagna, e reca un fregio, quello del Toson d'Oro, che è la massima onorificenza cattolica europea, sormontato dalla corona della famiglia reale. Stiamo parlando di Filippo II, e l'arma è divisa in quattro parti. Quelle ancora visibili: si individuano le insegne dei Castiglia, del León, d'Aragona, d'Aragona di Castiglia e degli Asburgo, e delle insegne di Borgogna e di Bramante. All'interno c'è anche lo stemma, naturalmente, di Milano, del comune di Milano. Altre decorazioni che noi vediamo sono quelle che in qualche maniera, quella a sinistra ha in pratica in alto proprio la decorazione con la classica decorazione agli scaglioni con il colore morello. Invece in basso è solo una decorazione con
dei putti con dei tritoni, che invece appartiene a un'epoca precedente. Le pareti sono così distinte e rappresentate nel loro volume con delle paraste dipinte. Ci sono quindi degli elementi architettonici che in qualche maniera decorano e danno il volume di quello che è la statua. Entrando dal museo nell'ultima delle tre salette è così ospitato l'ara romana che precedentemente, fino al 2015, ospitava la Pietà Rondanini, e neanche nelle altre due ci sono altri piedistalli storici, e anche qui ci sono delle decorazioni molto semplici e molto comuni che si trovano all'interno del castello Sforzesco. Direi che possiamo terminare con la raffigurazione della Pietà Rondanini, così come il visitatore la vede quando entra all'interno del museo, e che quindi può anche ammirare non solo la statua, ma anche le decorazioni soprastanti che accompagnano, io dico sempre in maniera rispettosa, prudente e civile, un'opera di così grande spessore e umanità. Grazie. Molte grazie Giovanna per questa presentazione dell'Ospedale Spagnolo, così documentata e ricca di un apparato iconografico veramente molto interessante e molto nuovo, direi quasi inedito. E, a questo punto riprendo la parola e continuiamo un percorso che anche nella seconda tappa presenta un'opera di significato religioso. Si tratta di un attimo solo, scusate, ma ho sbagliato. Ecco, si tratta di un gruppo scultoreo che è ospitato nell'ambito del gruppo delle sculture lignee che si trovano in una delle sale dedicate ai mobili e agli intagli. La sezione delle sculture lignee dei Musei del Castello è molto importante e presenta una bella rassegna di scultori, in particolare lombardi e soprattutto attivi tra 400 e inizio 500. Queste tre sculture non sono esattamente di proprietà del castello, sono un deposito della diocesi di Milano per ragioni che ora vi spiegherò e rappresentano tre figure provenienti da un compianto. Da sinistra San Giovanni Evangelista, la Vergine e Maria Maddalena. Provengono dalla chiesa di Santa Maria in Casoretto, una chiesa che si trova nella periferia nord-orientale di Milano e l'unica documentazione storica, l'unica documentazione fotografica che abbiamo è questa fotografia pubblicata su una rivista d'arte nel 1925, dove vediamo quello che era l'assetto di queste sculture in una delle cappelle della chiesa. Facevano parte, come si vede, di un più ampio gruppo che rappresentava appunto un compianto, cioè il momento in cui il corpo di Cristo, ormai morto, viene calato dalla croce. Il momento della crocefissione è ricordato dalla parte sommitale, dove si vedono ancora i corpi dei due ladroni appesi alle croci, e il corpo viene preparato per essere calato nel sepolcro. In questo caso c'era anche una cornice con elementi dipinti, come si può vedere. Questo assetto, documentato da questa foto, deve essere rimasto in loco più o meno fino agli anni 40. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la documentazione della chiesa e la documentazione ancora conservata presso la soprintendenza locale mostra che furono fatti dei lavori di riorganizzazione anche proprio architettonica dello spazio.
e da quel momento di questo gruppo scultoreo non c'è più traccia, per cui è verosimile che in qualche modo il complesso sia stato smontato e probabilmente le singole parti vendute, tanto è vero che le tre sculture che oggi sono al Castello Sforzesco sono comparse sul mercato antiquariale a fine anni, alla fine del Novecento, hanno avuto una serie di passaggi di proprietà fino a che poi si è deciso di restituirle alla chiesa. Non essendoci però più fisicamente proprio la cappella che ospitava questo complesso, la diocesi, in quanto proprietaria dell'opera, ha deciso di depositarle presso il Castello Sforzesco. Come vedete, però, dell'originario complesso sono rimaste solo tre sculture. La foto però ci aiuta a capire che cosa sia un compianto. Il compianto fotografa un momento che non è descritto nei Vangeli, è il momento successivo alla deposizione nel sepolcro. Come si legge nei Vangeli, un uomo, Giuseppe di Arimatea, aveva chiesto ai farisei l'autorizzazione a calare il corpo di Cristo dalla croce prima che iniziasse il sabato per non lasciarlo esposto per 24 ore e aveva messo a disposizione il proprio sepolcro. Quindi la scena del compianto vede la presenza di Giuseppe di Arimatea e di un altro uomo che è Nicodemo, che si trasportano il corpo di Cristo o lo adagiano, molto spesso Nicodemo, che è colui che estrae i chiodi dalle mani e dai piedi del Cristo, è raffigurato con le tenaglie che ha appena utilizzato e in alcuni casi tiene anche in mano oppure legati alla cintura i chiodi, e intorno ci sono le persone che hanno accompagnato Gesù nei suoi ultimi momenti. Ovviamente la madre, accompagnata da due piedonne che sono Maria di Salome e Maria, madre di Giacomo, la Maddalena e San Giovanni Evangelista, l'unico degli apostoli che è presente fino alla morte di Gesù e colui a cui Gesù affida la madre. Questa iconografia compare soprattutto in pittura a partire già dall'undicesimo-dodicesimo secolo come uno dei momenti delle storie della Passione. Ma l'aspetto molto particolare e che ancora non riusciamo a comprendere chiaramente è che più o meno a metà del 400 e in una zona che coincide per lo più con l'Italia settentrionale e l'Emilia, questa iconografia si sviluppa autonomamente e viene rappresentata con una serie di figure a grandezza naturale, realizzate in genere in terracotta o in legno e poi policromate. Uno degli esempi più famosi che credo più o meno tutti abbiano presente, perché spesso pubblicato anche sui manuali di storia dell'arte, è quello di Niccolò dell'Arca, che a Bologna, nella chiesa di Santa Maria della Vita, ci lascia questo meraviglioso esempio. Qui le sculture sono sette, ma perché uno dei due uomini è venuto a mancare. Si tratta di complessi che hanno una grandissima fortuna tra la metà del 400 e i primi decenni del 500. Dopodiché questa pratica, questa iconografia scompare e rimane soltanto nei sacri monti pedemontani che si trovano appunto lungo l'arco alpino in Italia settentrionale. È un po' misterioso ancora oggi come mai, quasi all'improvviso, questa iconografia che sembrava confinata solo alla decorazione dei manoscritti e ai dipinti acquisti una sua autonomia. Ma è abbastanza evidente che ci deve essere stata una connessione molto forte con certe pratiche liturgiche, probabilmente legate in particolare alla devozione francescana. E da questo meraviglioso, bellissimo esempio,
esempio di Niccolò dell'Arca, che mostro perché cronologicamente è uno dei primi che si conosca, si capisce anche qual era l'intenzione di chi faceva realizzare questi complessi. Evidentemente questa scena, che è emotivamente così forte, così drammatica, trovava nella rappresentazione scultorea un'emotività, un pathos estremamente alto. Il fatto che le sculture fossero realizzate a grandezza naturale permetteva al fedele di raggiungere una totale sintonia con quello che veniva rappresentato. E bisogna immaginare che molto spesso la visione delle sculture fosse accompagnata da un predicatore che probabilmente raccontava, ripercorreva i momenti della passione di Cristo e attraverso l'uso della parola induceva a immedesimarsi con le sue sofferenze. Dicevo prima che i materiali utilizzati sono sempre la terracotta e il legno, e non è un caso, perché sono due materiali estremamente duttili che si prestano a una lavorazione molto dettagliata, e questo permetteva quindi agli scultori di caricare moltissimo le espressioni dei visi. Questo dettaglio vi mostra la bellezza di questa scelta di Niccolò dell'Arca, e soprattutto sono due materiali su cui poi è possibile stendere una preparazione e completare il tutto con la pittura. In questo caso purtroppo la pittura originale si è persa, ma in molti altri casi, come nel nostro, la pittura originaria si è conservata. Anche se la moda dei compianti passa dopo la metà del Cinquecento, questi complessi scultorei rimasero però all'interno delle chiese, rimasero oggetto di una devozione. Ogni volta che la pittura tendeva a perdere lo smalto, la freschezza originaria, le statue potevano essere ridipinte, e in molti casi sono giunte a noi ricoperte di diversi strati di ridipintura, che però è possibile rimuovere alla ricerca dello strato originario, che talvolta si è preservato in maniera ottimale sotto questi vari strati. E infatti nel compianto presente al castello, come si vede, la ridipintura è ancora molto ben leggibile, con questa gamma cromatica basata su rossi, su azzurri, su blu e su verdi. Particolare cura era data agli incarnati e alla resa dei capelli. La peculiarità del compianto, infatti, non è solo quello di tentare di agganciare l'attenzione del fedele con la rappresentazione emotivamente caricata, ma è anche quella di lavorare con una sorta di scavo psicologico per differenziare le reazioni dei vari personaggi. In questo caso, purtroppo, dell'originario compianto di Casoretto noi abbiamo solo tre sculture, però per fortuna abbiamo le tre sculture più interessanti dal punto di vista emotivo. Maria, la madre di Gesù, come vedete, è sempre presentata come una donna piuttosto anziana, sopraffatta dal dolore, un dolore che in questo caso però è tutto rivolto all'interno, come se Maria stesse per svenire. E in effetti, come potete vedere, lei si sta abbandonando, e il gesto di San Giovanni dietro di lei è proprio volto ad accoglierla fra le sue braccia, facendo proprio quello che era l'indicazione, la richiesta che Gesù aveva fatto all'apostolo più amato, cioè di diventare come un figlio per Maria e di proteggerla e seguirla per il resto della sua vita. Giovanni è sempre rappresentato come un giovane uomo, è poco più che un ragazzo, per cui è spesso caratterizzato da un dolore molto intenso, ma compassato, contenuto.
Invece Maddalena è la figura che più di ogni altra si presta a un'interpretazione drammatica, fortemente emotiva. La Maddalena, quella che viene chiamata Maddalena, è una figura che stratifica al suo interno diversi personaggi che compaiono nel Vangelo. Nel Vangelo si parla di una Maria di Magdala che insieme a Maria la madre di Gesù assiste alla morte di Cristo, appunto. Però nel tardo Medioevo e nel Rinascimento Maria di Magdala viene identificata anche in un'altra serie di giovani donne che compaiono nel Vangelo. Spesso viene identificata in Maria, sorella di Marta e di Lazzaro, ma anche nella peccatrice, nella donna che si introduce nella casa del fariseo quando Gesù cena presso di lui e mentre Gesù mangia si arriva sotto il tavolo e gli lava i piedi con le sue lacrime, gli asciuga i piedi con i lunghi capelli e poi li unge con un olio profumato. Immagine che adombra poi il momento appunto in cui il momento in cui poi lei provvederà a ungere il corpo di Gesù con gli oli, preparandolo al sepolcro, appunto. Quindi Maria è la donna del peccato, la peccatrice, ma è anche la donna redenta da Gesù. È una giovane donna contraddistinta da questi bellissimi capelli lunghi e biondi che, come si vede, si dispongono intorno al corpo ed erano tutti ricoperti di foglia d'oro, con una decorazione molto preziosa dal punto di vista materiale e, come potete immaginare, ben visibile anche nelle chiese rinascimentali. Chiese rinascimentali che certo non conoscevano la luce elettrica e dove quindi la luce era solo quella che arrivava dalle finestre. L'uso dell'oro era importantissimo perché l'oro si accendeva sotto i raggi del sole e rendeva queste sculture come una sorta di apparizione nel buio. Vi mostro un'altra foto, purtroppo qui le sculture sembrano un po' navigare sospese nel nulla, però questo ci permette di apprezzare l'intensità e la bellezza della figura di San Giovanni, di cui qui vi mostro un particolare, per ricordare che la gestualità di queste sculture non è mai apprezzabile quando noi le guardiamo singolarmente. Gli studi che sono stati condotti in questi anni permettono di capire che le sculture andavano incastrate l'una nell'altra a ogni gesto dell'una corrispondeva un gesto dell'altra. In questo caso vedete che la mano sinistra di Giovanni era fatta proprio per appoggiarsi sulla schiena della Vergine, mentre la mano destra regge la mano sinistra. Rispetto a come li vediamo oggi nei musei, probabilmente questi complessi stavano in cappelle piuttosto strette, molto raggruppati, proprio per dare l'idea di una rappresentazione molto molto reale. Concludo soltanto dicendo che quest'opera è stata attribuita a un anonimo maestro a cui si dà il nome convenzionale di Maestro dei Compianti. È uno scultore che lavora in Lombardia, a cui vengono attribuiti un altro compianto che si trova a Torno, sul lago di Como, e forse un altro compianto che si trova a Vigevano. Questo per dire quindi che è un artista che si muove nell'ambito del Ducato di Milano tra la fine del 400 e l'inizio del 500. L'ultima cosa che ancora voglio dire è che si tratta di opere che hanno ancora oggi una capacità di comunicazione veramente singolare. Desidero condividere un piccolo aneddoto perché in ottobre ho partecipato al montaggio, all'allestimento di una mostra a Parigi al Museo del Louvre, una mostra sulla scultura italiana del Rinascimento che poi speriamo di poter ospitare, ospiteremo a
Milano a partire dall'11 giugno e anche in questa mostra c'è un meraviglioso compianto, questa volta completo, costituito da 8 figure, ed è stato molto interessante vedere quando è stato montato in mostra come gli operai amassero entrare nel compianto, mescolarsi alle figure. Il mio collega ha fatto alcune foto che sono veramente molto interessanti, perché i rudi operai impegnati in un lavoro alla fine si sono fatti soggiogare dalla malia, dalla capacità di comunicazione di queste sculture alte come loro, e alla fine sono diventati anche loro parte del compianto, e con grazia e amore si muovevano nel disporre le figure come se si trovassero a partecipare a una vera e propria sacra rappresentazione. A questo punto ho concluso e posso passare la parola a Valentina Ricetti del Museo degli Strumenti Musicali, che vi racconterà invece la malia, la capacità di cura dell'animo della musica. Grazie Francesca. Sì, la musica rientra a pieno titolo fra le arti che curano l'anima. Nei secoli la musica naturalmente si è modificata, gli stili compositivi sono mutati e gli strumenti musicali per fare musica si sono evoluti. Ma in fondo i sentimenti, le emozioni, le passioni che la musica trasmette sono sempre gli stessi, sono senza tempo, perché sono proprio intrinsechi della natura umana e sono proprio quelli che caratterizzano la nostra umanità. Vediamo oggi insieme uno dei capolavori del Museo degli Strumenti Musicali. Allora, parliamo di uno strumento a pizzico della famiglia dei liuti, di una tiorba costruita a Genova nel 1633 da Giorgio Jungmann, un liutaio di origine tedesca che visse e lavorò in Italia. Si tratta di un bellissimo strumento che però in passato ha subito delle maldestre modifiche, in particolare il manico è stato accorciato a causa probabilmente di un'accidentale rottura, e anche il ponticello è stato sostituito. Fortunatamente però la cassa armonica si è conservata in buone condizioni e ci dà prova della grande abilità tecnica e costruttiva di Giorgio Jungmann, sia per quello che riguarda i dettagli costruttivi proprio funzionali dello strumento, sia per gli aspetti estetici. Vediamo ad esempio qui il dettaglio della rosetta, che è intagliata nel legno di abete della tavola armonica, e vedete che raffinatezza di disegno e che esecuzione di alto livello. Qui vediamo invece il guscio realizzato con 23 doghe, cioè 23 sottili strisce di legno di tasso, che utilizzando la parte del tronco dove si trova la linea di confine fra il durame, che è questa parte più scura di colore rossiccio, e l'alburno, che è la parte dell'albero più vicino alla corteccia, di colore più chiaro. Questo espediente, questo stratagemma, ci dà l'illusione che il guscio sia costituito dal doppio delle doghe di quello che in realtà sono. Costruire un guscio con queste caratteristiche e utilizzando appunto il tasso bicolore richiede veramente un'altissima capacità, abilità manuale, e anche in questo caso vedete la perfezione dell'esecuzione.
L'uso del tasso bicolore, peraltro, è testimoniato anche dall'iconografia dell'epoca, come si può vedere in questo bel dipinto di Baschenis, che si è dedicato proprio al ritrarre le nature morte con strumenti musicali. Dicevamo che lo strumento ha subito delle modifiche. Alcuni anni fa, allora, il Museo degli Strumenti Musicali ha deciso di far realizzare una ricostruzione di questo strumento, riportandolo al suo assetto originale, per poter mostrare al pubblico come doveva presentarsi lo strumento in origine. La ricostruzione è stata preceduta da studi molto approfonditi condotti sia sull'originale di Jungmann sia su altre tiorbe coeve. E questi studi, tra le altre cose, hanno consentito di determinare quale doveva essere la lunghezza del manico. E per darvi un'idea delle proporzioni, queste corde più lunghe misurano 2 metri e 63 centimetri, quindi parliamo di dimensioni veramente notevoli. E qui è come si presenta l'originale e la sua replica all'interno del Museo degli Strumenti Musicali. Ma la cosa più importante, e quella che ci interessa forse di più in questa sede, è che la copia può essere anche suonata. E quindi la ricostruzione non solo ci restituisce l'aspetto che doveva avere la tiorba, ma ce ne restituisce anche il suono. Per concludere, vi farò sentire pochi secondi di un brano di Kapsberger, in un'incisione realizzata proprio al Castello Sforzesco su questa copia. Sentirete delle note molto gravi, molto profonde, soprattutto proprio anche la prima nota con cui inizia il brano, e sono le note prodotte proprio da queste corde molto lunghe di cui vi parlavo. Io direi che non a caso esiste anche il modo di dire mi ha fatto vibrare le corde dell'animo, ha toccato le corde più profonde dell'animo. Vi faccio ascoltare il brano e avrete modo quindi di sentire questa sonorità che arriva da 400 anni fa, ma è attuale. Bene, io ho concluso. Grazie mille Valentina per averci condotto nel Museo degli Strumenti Musicali, per averci fatto ascoltare il suono del chitarrone Jungmann e per averci mostrato un altro modo in cui i musei possono aiutare a curare l'anima. Ricordo che è possibile anche visitare il Museo degli Strumenti Musicali usufruendo di un percorso guidato attraverso degli QR code, è una sorta di app che permette di ascoltare la voce di alcuni strumenti e quindi di capire com'è cambiato anche come sono cambiati gli strumenti, come è cambiato il modo di fare musica nel tempo. Soprattutto un museo degli strumenti musicali contiene certamente degli oggetti da vedere, ma soprattutto è essenziale poter cogliere, capire quale fosse il suono di questi strumenti. Allora, a questo punto
Noi possiamo passare all'ultima tappa del nostro breve percorso, posto a Fiorella Mattio, che è il conservatore delle arti decorative dal Settecento ai giorni nostri, e che invece ci mostrerà, passerà dalla musica alla danza presenterà un'opera di Pietro Melandri, conservata nel Museo delle Arti Decorative. L'opera che è Vi Ceramico di Pietro Melandri, che rappresenta appunto una ballerina. Ma prima di arrivare a parlare, faccio una piccola premessa sulla collezione del Museo delle Arti Decorative del Castello Sforzesco, nel quale è esposta. Il Museo delle Arti Decorative è una delle raccolte più significative in Italia per questa tipologia, documentando l'evoluzione del gusto delle arti sontuarie, decorative, applicate fin dall'epoca paleocristiana agli anni 50 del Novecento e arrivando fino al XXI secolo per quel che riguarda i vetri artistici. Quindi consente di esplorare le varie tipologie di opere di arti decorative appunto dai primi secoli del dopo Cristo fino al XXI secolo. Una intera sezione è dedicata alle arti del Novecento e molte opere documentano l'importanza di alcune esposizioni che hanno rappresentato la storia delle arti decorative del Novecento, ovvero le Biennali di Monza che iniziano nel 1923. Alcune opere come quelle che vediamo nella prima sezione di questa sala, come il granchio di Ferruccio Mengaroni nella prima vetrina della sala 31, provengono appunto dalle Biennali di Monza, che saranno nel 23, nel 25, nel 27, per poi diventare triennali nel 1930 e spostarsi nel 1933 a Milano nella prestigiosa sede del Palazzo dell'Arte, che tutti ora conoscono. In fondo a questa sala potete già intravedere il pannello in fondo al corridoio di cui parleremo appunto questa sala permette un percorso nelle arti del vetro, della ceramica del Novecento, dalle porcellane di Gio Ponti, Guido Andlowitz, alle ceramiche di Enrico Mazzolani o alle opere dell'orafo Alfredo Ravasco, fino ad arrivare appunto alla ceramica del secondo Novecento. Di Pietro Melandri, che è stato uno dei più importanti ceramisti italiani del Novecento, il Castello Sforzesco possiede diverse opere, alcune delle quali già acquistate negli anni storici, provengono proprio dalle sue esposizioni alle triennali, come questo pannello che fa parte delle collezioni del Castello Sforzesco fin dagli anni 30, viene acquistato nel 1936 alla sesta triennale delle arti decorative industriali di Milano e è data esposizione alla quale Pietro Melandri riceve un riconoscimento importante perché viene premiato col Gran Premio della Triennale. L'anno precedente, alla Triennale del 33, addirittura gli era stata dedicata una intera mostra antologica con sue opere dell'ultimo decennio. Pietro Melandri è un artista che nasce nel 1885, ha una vita molto lunga e un'attività molto prolifica, morirà nel 1976 e attraversa davvero tutta la storia dell'arte del XX secolo. È un artista che si forma nelle botteghe ceramiche di Faenza, di una delle capitali italiane di questa tecnica, iniziando il suo percorso negli anni 10 e 20, seguendo lo stile cosiddetto storicista, quindi un recupero delle forme anche arcaiche dell'arte italiana e un recupero anche delle tecniche. Lo vediamo già in questo pannello che viene realizzato in maioli calustro. Pietro Melandri recupera non soltanto la tecnica ceramica, ma anche questa decorazione che diventa poi tipica della cultura orientale e che era stata già ripresa a inizio Novecento da alcuni artisti
ungheresi che Pietro Melandri aveva avuto occasione di vedere all'esposizione internazionale alle quali partecipa. È una tecnica pare che permette di aggiungere una decorazione ulteriore a terzo fuoco, quindi un terzo livello di cottura, utilizzando degli ossi di argento, di rame, di piombo, che appunto dopo la terza cottura si permettono di creare una pellicola iridescente che dà una particolare decorazione, una particolare luce a questi pannelli. Un altro, appunto, che le collezioni del castello possedevano, che sono esposti tuttora nella sala 31, ma un importante nucleo di opere di Pietro Melandri ci arriva nel 2009 grazie a una donazione di Emilia Lucilia Falchi, che dona al castello, alle raccolte del castello Sforzesco, una trentina di opere, tra cui questa bellissima Maschera del Vento, che abbiamo datato alla metà del secolo, perché ricorda un'opera famosa, nota, di Pietro Melandri, una delle sue opere più conosciute, conservata al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, che è del 1932, ma l'esemplare che noi possediamo è probabilmente successivo e appartiene a quella fase della produzione di Pietro Melandri in cui l'artista recupera alcune delle sue produzioni più importanti e realizza delle repliche. Ad esempio è conosciuta un'altra replica della Maschera del Vento in una realizzazione importante, di un incarico importante che Pietro Melandri riceve nella decorazione della sala bar dell'Albergo Roma a Bologna, dove realizza intere pareti con 250 formelle ceramiche per una superficie totale di 45 metri quadri, nelle quali riassume, questo è un piccolo dettaglio che vi mostro proprio per mostrarvi al centro la replica, diciamo, della Maschera del Vento, ed è una delle opere di Pietro Melandri nella quale riassume tutta la sua produzione e i soggetti principali ai quali si era dedicato nel corso della sua vita. Anche in quest'opera possiamo vedere come la prima fase di Pietro Melandri, che era rappresentata da quel pannello con la fuga in Egitto, con delle figure più statiche, con un'interpretazione appunto di gusto più arcaico che si rifà che si ritrova ad esempio in pittura nell'opera di Campigli, e che si rifà con la fissità dell'arte etrusca, ad esempio, viene poi interpretata nel corso degli anni e dell'evoluzione della carriera di Pietro Melandri in maniera più libera. E Pietro Melandri viene proprio elogiato come maestro della ceramica, perché ne diventa un artista tutto tondo, capace di interpretare il modellato e la decorazione pittorica di questo materiale come uno scultore a tutto tondo. Tra le sue collaborazioni vi era stata un'importante collaborazione anche con Arturo Martini, per il quale aveva decorato a lustro le terracotte, ma appunto da questa esperienza e da molte altre Pietro Melandri deriva una grande libertà espressiva, una capacità di interpretare il materiale in uno stile che diventa proprio e riconoscibile, e tanto da essere appunto premiato in diverse occasioni per le sue realizzazioni. In questa Maschera del Vento appunto già vediamo alcuni di quegli elementi che troveremo poi nella Ballerina, di cui parleremo tra poco. Quindi la capacità di un segno molto leggero, molto sintetico, ma anche una leggerezza, lo vediamo in questi capelli della maschera che evocano appunto il vento che si ritrova nel titolo. Quindi una capacità di essere modellati, mossi, sfruttando proprio quelle che sono le potenzialità della ceramica. Arrivando alla nostra ballerina, una donazione Lucilia Falchi del 2009, ed era un pannello di grandi dimensioni che era collocato nell'abitazione privata dei Falchi
e che viene staccato con un'operazione di restauro proprio per essere poi allestito in museo. Oltre all'interesse del soggetto, ecco, questo pannello documenta un'ampia produzione di Pietro Melandri nella collaborazione con architetti per la decorazione di interni. Abbiamo già accennato alla decorazione per l'Albergo Roma di Bologna, ma già negli anni 20 aveva Pietro Melandri collaborato per la decorazione delle Terme di Castrocaro, e molte saranno poi le collaborazioni anche con i principali architetti degli anni 30 e 40 italiani, da Gio Ponti a Santini, a Melchiorre Vega. A Milano nel 35 aveva decorato il negozio Motta in centro, per la Triennale del 36 aveva realizzato un grande pannello sul tema di Perseo, e quindi non ci stupisce che oltre alla realizzazione di piccoli oggetti, di vasi che sono numerosissimi e che anche noi possediamo in questa importante donazione, ecco, non ci stupisce trovare anche pannelli di grandi dimensioni come questo. Questa ballerina sfrutta appieno sia la tecnica della modellazione che quella della decorazione a lustro, sfruttando appunto, avendo questa veste decorata e iridescente grazie proprio a questo tipo di decorazione. Tanto raccontarvi anche quelli che potrebbero essere alcuni disegni precedenti a questo soggetto. È un soggetto che torna frequentemente nell'opera di Pietro Melandri. Il primo disegno che vediamo sulla sinistra è un disegno precedente, un disegno degli anni 30, e quindi noi ipotizziamo che anche questa ballerina sia degli anni 50-60, della produzione matura di Pietro Melandri, ma ho voluto presentarvi anche un disegno degli anni 30 perché si ritrova già il soggetto del tema femminile. Questo era uno studio per una figura allegorica, ma già nella decorazione della veste, questa veste trasparente decorata con dei fiori, troviamo il primo prototipo dal quale deriva poi la nostra ballerina. Gli altri due disegni, quelli alla destra del pannello, sono invece disegni datati a disegni acchina acquarello datati agli anni 50 e sono uno studio per una ballerina, appunto, molto simile nell'impostazione, nel movimento delle mani e dei piedi al nostro pannello in ceramica, e un altro studio di una figura allegorica, sempre degli anni 50, che ripete il tema della decorazione floreale dell'abito, ma che soprattutto è simile al nostro pannello per questa apertura sullo sfondo di un sipario teatrale, che è lo stesso che troviamo alle spalle della nostra ballerina. Entrando più nel dettaglio nella descrizione del soggetto, appunto, è molto interessante trovarsi di fronte a quest'opera e immaginare di veder danzare questa ballerina. Sembra quasi viva, sembra quasi volersi muovere. Chiude gli occhi, ascolta la musica che sulle cui note sta danzando. Alle sue spalle, appunto, vediamo un sipario aperto, un sipario teatrale, questo tendone rosso riccamente decorato. Tra l'altro, Pietro Melandri inizia la sua carriera come scenografo, verrà a studiare a Milano nei primi anni del Novecento e si occuperà appunto di scenografia, cercando di introdurre anche nel teatro italiano quelle novità che Leon Bakst aveva portato nel balletto russo. Quindi la sua esperienza di pittore scenografo si vede anche nella decorazione, nell'allestimento di questa scena per una ballerina, di cui sull'immagine a destra vediamo i dettagli del cappello tenuto da un nastro legato al collo, questa veste molto attillata e scollata che è tenuta sul lato destro da un fiocco blu che richiama il bracciale dello stesso colore sull'altro braccio. In questa seconda immagine vediamo proprio il dettaglio
riesce, che Pietro Melandri riesce a leggere in tutta la, riesce a rendere in tutta la sua leggerezza, evanescenza, sembra apparente, si intravedono le forme del corpo della, della giovane ballerina e, ed è decorata anche la, la matericità del materiale, ci permette di apprezzare la decorazione floreale di questo abito, che poi svolazza sullo sfondo, si apre, e quindi qui fa capire il movimento della ballerina, che a differenza dei tre disegni di cui abbiamo visto nella diapositiva precedente, calza delle scarpette, quindi è più caratterizzata rispetto a quegli altri, non come una generica figura allegorica, ma davvero come una ballerina su un palcoscenico colorato. In basso a destra nel pannello possiamo intravedere la firma di Pietro Melandri che ci permette anche questa di datare l'opera all'ultimo periodo degli anni 50-60 della produzione di Pietro Melandri, quando diventa autonomo e dopo aver collaborato per diversi anni con alcune botteghe di Faenza e aver segnato le sue opere con dei marchi, dei timbri nei quali riportava anche quello della città di produzione, diventerà poi a partire dagli anni 50 sempre più uno, un artista autonomo, un creatore che firma le sue opere soltanto con il suo cognome. Ecco, questa è l'opera che abbiamo scelto per concludere la presentazione di, delle opere di Museo Segreto per i Musei del Castello e l'invito è quella di osservarla arrivando al termine di questo corridoio e di provare a entrare in empatia con quest'opera e diventare da visitatori, spettatori di questo balletto. Vi ringrazio. Grazie mille Fiorella, anche perché in questo modo noi chiudiamo questo percorso in maniera lieve, con la giovinezza, con la danza, con la gioia di vivere. Abbiamo cominciato da note un po' cupe, abbiamo ricordato la morte, abbiamo ricordato l'arte che ci solleva dal dolore o ci aiuta a provare empatia con chi prova il dolore e poi prima attraverso Valentina e la musica e poi con Fiorella e la danza. Invece concludiamo con la gioia di vivere, con note diciamo di speranza. E quindi vi possiamo salutare augurandovi una buona visita dei nostri musei e sperando di vederci presto nelle nostre sale. Arrivederci.